Om agyana ti miranda sya agyana jana falakaya chakshurum militam yenata smai shri gurave namaha. Sono nata nelle più profonde tenebre dell'ignoranza, ma il mio maestro spirituale mi ha aperto gli occhi con la torcia della conoscenza trascendentale. Offro a lui il mio rispettoso omaggio. Namo Vishnu Padaya Krishna Vishnaya Kapadishma Temoto Sri Kapitali Chilamine Dasya Tve Prabhupada Sian Magna Nirantara Nisikasya Pranishikshan Prirakena Mostate Namo Vishnu Padaya Krishna Prishtaya Bhutali Srimate Bhakti Vedanta Swami Nityanamine. Allora, oggi cominciamo con Pralambasura. Pralambasura è un demone ucciso da Balaram, il maestro spirituale originale. Shri Balaram, cosa significa? Bala è la forza, Ram è la felicità. È quella forza spirituale che ci apre la porta della felicità, perché ci permette di superare gli anarchi. Allora, chi è Pralamba? È la lussuria nella sua forma primordiale, cioè il desiderio di adorazione e posizione. Noi in genere pensiamo che la lussuria sia desiderio sessuale grossolano, ma quella è una forma molto, già molto... diciamo solida della lussuria. In realtà la lussuria nella sua forma primordiale è proprio questo desiderio di adorazione e posizione, questo desiderio di affermare se stessi e di ricevere onori, onorificenza, di essere al centro dell'attenzione, quindi egocentrismo, narcisismo. Ed è quel problema che ci impedisce di avvicinare Krishna con un sentimento sincero. Abbiamo parlato ieri dei quattro problemi: Janma, Aishvarya, Shruta e Shribi. Buona nascita, opulenza materiale, buona istruzione, aspetto estetico affascinante. Questi quattro problemi impediscono all'anima di avvicinare Krishna con un sentimento sincero. Kunti Devi lo dice nel primo canto: Janmaishvarya Shruta Shribi Edamana Madapuman Naivarati Abhidatum Vaitvam Akinchana Gocharam. Queste sono le preghiere di Kunti, si trovano nel primo canto dello Srimad Bhagavata. Lei dice: tu sei Akinchana Gochara, che significa sei facilmente avvicinabile da coloro che sono materialmente sfiniti, cioè si sono resi conto che la materia è un problema, non è una soluzione. E allora sono pronti. Tu sei gochara, sei vicino quanto il pascolo per una mucca. Go è la mucca, chara è il pascolo. La mucca è nella stalla e la stalla è a un passo dal pascolo. Così è Krishna per il suo devoto, sincero. Gochara, vicino, molto facilmente avvicinabile. Ma chi è intossicato, inebriato da questi quattro problemi, non può avvicinarti con un sentimento sincero. Perché? Perché è troppo egocentrico, non riesce a spostare l'attenzione da sé e dalla propria gratificazione personale a Krishna. Non è pronto, non ce la fa, deve fare un percorso di purificazione che evidentemente implica anche tutta una serie di sofferenze che Maya infligge, no? Maya ha tante armi. Quindi questa è la lussuria originale, che si annida proprio nell'intelligenza e nel falso ego, nelle parti più sottili del corpo sottile. La qualità divina da coltivare è Socham, come spiega Krishna, capitolo 13, versi 8-12 della Bhagavad Gita. Socham è la pulizia esterna, ma soprattutto la pulizia interna. Pralamba, come il desiderio di posizione, è in grado di gonfiarsi a dismisura, va quindi affrontato con determinazione e possibilmente stroncato prima che si gonfi. Perché una volta che sei gonfiato è un problema,
questo desiderio di posizione. Poi si diventa quasi proprio drogati di questo desiderio. Come tutti gli anarta, ha una forza straordinaria di adesione alla nostra coscienza. Ci si attacca con le ventose, eh? Ma se noi facciamo pulizia ogni giorno, i suoi semi non riusciranno a germogliare. Socham, la pulizia interna ed esterna, non è meno importante di Amanitvam, l'umiltà, e delle altre qualità divine di cui abbiamo parlato finora. D'altra parte, se noi non coltiviamo le altre qualità, umiltà, modestia, tolleranza, non violenza, e non cerchiamo rifugio in un maestro spirituale autentico che ci insegni come dobbiamo fare per liberarci da questi anarta, come facciamo poi a desiderare di coltivare socham, la pulizia quotidiana? Resteremo come l'elefante che si fa un bel bagno e poi, appena uscito dall'acqua, si riempie di nuovo di polvere. Chiaramente l'elefante lo fa per gli insetti, però insomma è un esempio classico, tipico l'elefante. E resteremo così, avremo sempre voglia di sporcare la nostra coscienza. È una tendenza, è un'abitudine, cattiva abitudine. Ok. Che ci si attacca, nel senso che noi ci assuefiamo a questa tendenza e ci sembra di non poter farne a meno. Vero? È così, quando abbiamo un'abitudine e cerchiamo di cambiarla, i primi tempi sono molto difficili, soprattutto perché la mente ci crea dei problemi. Ha paura, la mente ha paura di staccarsi da quella cosa lì, perché quella cosa lì le dà sicurezza. È un po' come il mito della caverna di Platone. Lo conoscete? Lo conosce il mito della caverna di Platone? L'avete sentito mai? Lo diciamo per chi non lo conosce. C'è questa caverna in cui vivono tante anime, tante persone, al buio. E c'è solo un fuoco che arde, alle loro spalle. Loro sono volti con la faccia verso il muro e su questo muro vedono, illuminate da questo fuoco, tante ombre che passano sopra un muro con degli oggetti sulla testa. E la loro vita è questa. Loro vedono e conoscono soltanto questo. Nel momento in cui il filosofo, il saggio, entra nella caverna e cerca di portarne uno fuori a vedere la luce, una realtà diversa e migliore di quella che loro vedono, che sono solo illusioni, sono ombre su un muro. La persona che fa? Si spaventa e torna subito nella caverna. Come quando noi ci svegliamo al mattino e c'è la luce, chiudiamo subito gli occhi perché restiamo abbagliati. Così. E così con i nostri anarta. Noi restiamo impauriti dall'idea di perdere le nostre certezze, ma quelle certezze lì sono, ci tirano giù, non ci mandano su. Per cui dobbiamo fare un atto di fede e di coraggio per staccarci da queste cattive abitudini. Guardarci dentro e pulire significa anche tenerci occupati in un'attività positiva che contrasti la tendenza negativa a guardare i difetti degli altri perdendo di vista i nostri. Perché questo è un altro difetto della lussuria, questo è un altro problema della lussuria. È tanto facile guardare i difetti degli altri per illudere i nostri. Così non siamo responsabili noi di pulire il nostro cuore, no? Ah, ma guarda quello, guarda quell'altro. Poi ci prendiamo il karma, diventiamo come tutte le persone che critichiamo, prendiamo i loro stessi difetti, diventiamo così e non lo sappiamo, non ce ne accorgiamo. Quindi dobbiamo stare molto attenti, a questa, perché è sempre egocentrismo. Io sono migliore di te perché tu hai questo difetto qui che io non ho. Mi credo perfetto. È con un pugno bene assestato che Balaram uccide Pralamba e noi dobbiamo seguire le sue orme. Quando alla mente si affaccia il desiderio di adorazione e posizione, gli assestiamo un bel pugno in testa. E lo freddiamo. Il pugno sulla testa che Balaram gli dà ha infatti il suo senso compiuto. L'anarta che Pralamba rappresenta è tutto qui, è tutto cerebrale. Lussuria annidata nell'intelligenza.
Non è che Balaram lo colpisce nella pancia, che ne so, lo colpisce al cuore, lo colpisce alla schiena, no? Oppure lo prende come tanti demoni, li prendono per le gambe, li fanno. Esatto, no, gli dà un pugno in testa, perché il suo anarta è tutto qui, tutto nell'intelligenza. Hare Krishna. Sì, gliela sfonda. Noi dobbiamo sfondare l'anarta. Non, è molto subdolo questo anarta, viene fuori senza che noi ce ne accorgiamo. E quando viene fuori, facciamo bene a impegnarci subito in un servizio umile, che ci rimette subito nella nostra posizione di servitori. I famosi servizi minori di San Francesco, no? Lui era proprio il predicatore dell'umiltà e di questa purificazione dal desiderio di onori. Predicava molto, soprattutto a coloro che si dovevano assumere delle responsabilità, quindi dovevano prendere delle posizioni, e diceva loro sempre: vi ricordate che non è un onore, è un onere. Una grande responsabilità, non solo verso gli altri, verso voi stessi, perché se voi cadete, con voi cadranno tante altre persone, tante altre anime. Quindi voi avete la responsabilità di essere umili e di dare il buon esempio. E quindi servizi minori. Noi coltiviamo servizi maggiori e servizi minori, ma il servizio assoluto alla fine dei conti. Tutti i servizi si equivalgono. Pulire un pavimento per Krishna è come parlare di Krishna, come fare un seminario su Janartha. È la stessa cosa agli occhi di Krishna, eh? L'importante è farlo con la coscienza giusta. Noi possiamo inorgoglirci anche pulendo un pavimento. Come sono umile, sono perfetto. Maya ci prende come può, perché noi dobbiamo pulire, Socham, dobbiamo pulire anche le pieghe del nostro corpo sottile, per questo Maya ci prende da ogni lato. Guarda, quel lato lì è sporco, lo devi pulire. È così che fa Maya, eh? Ci mostra i nostri lati bui, i nostri lati sporchi, dove dobbiamo pulire. Ed è per questo che Prabhupada dice che pulire all'esterno significa imparare a pulire bene anche all'interno. Hare Krishna, grazie. Se noi siamo precisi nelle pulizie esterne, diventeremo precisi anche nelle pulizie interne. Pignoli. È importante. Pignoleria trascendentale. Volete dire qualcosa? Hare Krishna. Allora passiamo a Shakatasura. Shakatasura ha la forma di un carro e rappresenta il peso delle cattive abitudini e delle apparenze da salvare. Per superare questo anartha bisogna praticare Stairyam, la fermezza nell'osservare i principi regolatori delle scritture, quindi Stairyam. Atma vinigraha, l'autocontrollo, e vairagyam, la rinuncia, ovvero il distacco dai piaceri materiali attraverso lo sviluppo dell'attrazione per i piaceri spirituali, quindi il gusto superiore. Quindi stairyam, atma vinigraha e vairagyam. Queste apparenze da salvare, c'è chi fa carte false per salvare le apparenze, eh? Vive nella falsità. Nella Isopanishad, Srila Prabhupada sottolinea l'aspetto dei principi regolatori, perché è evitando di agire nel solito modo sbagliato e disciplinandosi ad agire nel modo giusto, che si trasformano i contenuti mentali e le tendenze dei sensi a godere dei loro oggetti in modo incontrollato. È scientifico, eh? È evitando di agire nel modo sbagliato e disciplinandosi ad agire nel modo giusto che si trasformano i contenuti mentali e le tendenze sbagliate dei sensi. Allora, che significa? Significa che nella vita spirituale c'è la pratica dello yoga, cioè yama e niyama, regole e regolamenti. Le regole sono ciò che bisogna fare, la cosa giusta. E i regolamenti sono ciò che bisogna
evitare di fare. E quindi i quattro principi regolatori e tutta una serie anche di altri principi, tra virgolette, minori, che però sono tutti importanti, ma di base sono i quattro principi regolatori: niente carne, pesce, uova, niente intossicanti di nessun tipo, niente sesso che io definisco inutile, e niente, cioè non dà vita a nulla, se rimane sterile, fine a se stesso. Sì? Niente sostanze intossicanti, che in qualche maniera agitano la mente, la mettono in una condizione non normale, artificiale. E quindi prendere soltanto... La mattina, per esempio, ci si può svegliare con una bella doccia. Oppure tu mi parlavi del caffè. Cioè il caffè decaffeinato, che ha lo stesso sapore, però non intossica, non inebria. E quindi non crea quegli scompensi. Per cui dopo, finito l'effetto praticamente, uno va giù. È come una droga, no? La caffeina. Tu la prendi, magari stai su per un po', poi dopo stai più giù di prima. È così, l'effetto è negativo. E c'è chi prende tanti caffè per stare sveglio e tante pillole per dormire. È così. La cattiva abitudine è questa. E quindi, niente sostanze intossicanti, né teina, né caffeina... Ovviamente niente fumo, niente alcol. Perché le uova sono carni a tutti gli effetti. Quando sono fecondate sono embrioni. Quando non sono fecondate sono ovuli mestruali. Quindi sono anche molto impure le uova. Sì. Noi abbiamo bisogno di 22 proteine per sopravvivere in questo corpo. 14 di queste 22 proteine le produce il corpo stesso. Quindi da fuori noi ne dobbiamo prendere solo 8, che sono nei legumi, nei latticini, nella frutta secca, nei cereali integrali. Quindi non abbiamo alcun bisogno di prendere le uova o la carne, il peggio, la carne e il pesce direttamente. E poi il sesso non finalizzato alla procreazione è una perdita di tempo, di energia, ed è qualcosa che si contrappone a Socham, la purezza, sporca la coscienza, con una fortissima identificazione con il corpo e crea una serie di agitazioni mentali inutili, non servono a niente, sporca tutto il corpo sottile, sporca anche il corpo grossolano, contamina tutto. L'attività sessuale è un'attività procreativa, come spiega Hridayananda Goswami nell'undicesimo canto del Bhagavatam. Se il sesso inutile fosse naturale, non esisterebbero i contraccettivi, o i contraccettivi crescerebbero sugli alberi o nell'orto, ma non sono cose artificiali che fanno anche molto male, i contraccettivi fanno malissimo. E dunque, oltre al fatto di perdere intelligenza, perdere energia, ogni perdita di seme è un aborto, praticamente un aborto. Se il sesso non è procreativo, è necessariamente abortivo. Quindi niente attività sessuali inutili. Ovviamente, se uno è molto abituato a fare questo tipo di attività, avrà grosse difficoltà, almeno all'inizio, a evitare di fare questo. Però se poi ha pazienza e si impegna bene nel Bhakti Yoga, può farcela tranquillamente, perché Krishna l'aiuta. Il fuoco piano piano si spegne. Noi abbiamo 7 chakra. Uno di questi chakra è lo Svadhisthana chakra, il chakra genitale. Bisogna lasciarlo tranquillo. Lui è rosso. Rosso fuoco, bisogna lasciarlo tranquillo questo fuoco, non bisogna stimolare i sensi senza necessità. Questi chakra vanno lasciati tutti tranquilli, a cominciare dallo Svadhisthana chakra. Quindi è una scienza, si può praticare serenamente, tutti la possono praticare, è solo una questione di buona volontà, di desiderio di liberarsi da certe schiavitù.
Mangiare carne, pesce e uova è una schiavitù. Prendere intossicanti è una schiavitù. Il sesso crea dipendenza, come le droghe. È una schiavitù. E anche il gioco d'azzardo può diventare una schiavitù. Ci sono persone che sono malate di gioco d'azzardo. Abbiamo, credo, si parla forse di 6 milioni di malati in Italia. Malati da psichiatra, dipendenti dal gioco d'azzardo. Quindi quattro pilastri del peccato. Ma cos'è il peccato? Ah no, vado in retro, Satana. No, il peccato è qualcosa che fa male a noi. Ci fa male, sono quattro attività distruttive e autodistruttive che si contrappongono ai quattro principi della religione, che sono l'austerità, la pulizia, la misericordia e la veridicità. Quindi nel momento in cui noi seguiamo i quattro principi regolatori, ci situiamo nei principi della religione, ci risituiamo nei principi della religione, automaticamente. È così. Un carro, perché il carro è pesante, il carro è qualcosa che pesa, le cattive abitudini pesano, pesa salvare le apparenze. Uno si vive nell'ansia, c'ha sempre un peso nel cuore, no? Devo salvare le apparenze, le mie cattive abitudini mi pesano, sono come tante palle al piede, tanti pesi sulla schiena, ma io sono schiavo di tutto questo, sono schiavo delle apparenze, sono schiavo delle cattive abitudini, quindi un carro. Sì, però ci vuole il microfono. Dunque, molte scuole di yoga insegnano gli esercizi per sviluppare la kundalini, che sta in questo chakra base. Questo è collegato al sesso o è una... forma di gratificazione dei sensi, un po' più sottile, sofisticata, ma sempre gratificazione dei sensi, nel senso che si parte comunque dal presupposto che noi siamo il corpo, che dobbiamo sublimare le pulsioni del corpo, ma senza mai purificarle veramente. Diciamo che è una pratica preliminare, eventualmente. Però se tu non vai oltre non ti porta lontano questa qui, cioè non ti porta alla disidentificazione dal corpo in ultima analisi e ti lascia comunque quell'attrazione, non la superi quell'attrazione lì. L'attrazione si supera evitando di agire, di stimolare lo Svadhisthana Chakra in qualunque modo e agendo in coscienza di Krishna, cioè impiegando i sensi e la mente nel servizio devozionale. Questa, e tante volte noi dobbiamo pregare Krishna per avere la forza, l'intelligenza di essere bene assorti, bene concentrati nel canto del nome, nell'ascolto, nel servizio, nella preghiera, nell'adorazione, in tutte le attività della coscienza di Krishna, che sono tante, sono ampie. C'è una bella gamma che ci può impegnare mente e sensi tutto il giorno e la sera, stanchi, andiamo a dormire e non ci pensiamo proprio allo Svadhisthana Chakra. Non ci viene manco in mente. Trascendiamolo, non ci pensiamo proprio più. E da giovane è più difficile, ovviamente, perché i sensi spingono di più. Però se uno si abitua, poi gli anni passano e la vecchiaia ci viene a salvare alla grande, mentre per i materialisti la vecchiaia è un problema, per i devoti è una salvezza. Hare Krishna. Grazie, Hare Krishna. Dai. Ok, andiamo avanti. Shakatasura, quindi bisogna perciò coltivare l'autocontrollo, la fermezza nell'osservanza dei principi regolatori e la rinuncia, ovvero il distacco dai piaceri materiali attraverso lo sviluppo dell'attrazione per i piaceri spirituali. Noi sostituiamo, non lasciamo la lussuria per restare senza niente. Noi purifichiamo la lussuria coltivando l'amore, coltivando la bhakti, la devozione. Questo è il nostro metodo. Perché noi siamo anime spirituali eterne,
piene di conoscenza e di felicità. Amare per noi è una cosa naturale. E la lussuria non si supera senza amore, eh? Rimane sempre lì, la radice della lussuria rimane sempre lì. Tu puoi strappare l'erbaccia, ma la radice rimane lì e ricrescerà. E poi crescerà e uscirà magari nei modi più diversi, perché tu non hai sradicato la lussuria, non le hai tolto le radici. Le radici si tolgono trasformando la lussuria in amore. Krishna dice nella Bhagavad Gita, verso 3,37, quando Arjuna gli chiede che cos'è che spinge una persona a peccare anche contro la sua volontà. Allora Krishna risponde, è lussuria soltanto, nata dal contatto con l'influenza materiale della passione, e praticamente non è altro che prema trasformato in kama. Questo prema, questo amore dell'anima originale si trasforma in kama, lussuria, a contatto con l'influenza materiale della passione. È così. Quindi noi dobbiamo fare il cammino inverso, riconvertire kama in prema. Questo è il punto. Perciò quando noi siamo attaccati dalla lussuria, non è che dobbiamo metterci a incaponirci, accapigliarci con questo anartha. Dobbiamo pregare Krishna, ti prego, aiutami, liberami dalla lussuria, impegnami nel tuo servizio. Impegna la mia mente, impegna i miei sensi nel tuo servizio devozionale. Dammi il gusto spirituale. Noi possiamo pregare per il gusto, perché quel gusto spirituale mi aiuterà a superare il gusto materiale. Così. Allora Krishna ci aiuta e noi andiamo avanti tranquillamente e ci ritroviamo poi a un certo punto anche maturati, nel senso che certe tendenze non ci sono più, scompaiono. È così, è la purificazione che funziona. Per quanto riguarda Atma Vinigra, cioè l'autocontrollo, Srila Prabhupada ci incoraggia a prendere pieno rifugio nei dettami delle scritture. In un'altra occasione Srila Prabhupada spiega che non si può restare fissi in coscienza di Krishna senza una solida conoscenza filosofica, e questo significa non solo teoria, ma applicazione pratica di questa conoscenza. È grazie alla conoscenza e alla sua pratica che si ha la forza di non sbagliare più, cioè di fare cose che ci danneggiano spiritualmente e in ultima analisi anche materialmente. Infine, Srila Prabhupada spiega che rinuncia significa non accettare più di quanto il corpo richiede per stare in buona salute o comunque sopravvivere senza problemi. L'idea è non attaccarsi all'illusione che il corpo sia fonte di piacere e che possa durare in eterno. L'attaccamento all'apparenza corporea, in particolare, pesa per l'ansia che procura e per i costi che ha in termini di cure estetiche. Infine, pesa per la sua natura effimera e mutevole. Quante persone spendono un sacco di soldi per cercare di mantenere l'apparenza, di salvare l'apparenza? Hare Krishna. Non è solo salvare le apparenze, io tradisco mio marito e devo salvare le apparenze. Non è solo questo, è proprio salvare le apparenze. Il sipario, come si suol dire, no? La facciata di questo corpo effimero, che di per sé è veramente poco propizio. Noi guardiamo un bel paio d'occhi, no? Ah, che begli occhi! Ma quell'apparenza ci fa dimenticare che la parte retrostante degli occhi non è così bella. Chi lavora in ospedale lo sa, perché conservano gli occhi nelle teche di vetro. Sembra un film dell'horror. Veramente. Quindi, no? Forse farsi un giro in ospedale farebbe anche bene ogni tanto per vedere un po' la realtà del corpo così com'è. Quindi
Hare Krishna. Ovviamente noi sappiamo che gli occhi sono lo specchio dell'anima, quindi più l'anima si purifica, più la coscienza si purifica, più questa luce dell'anima viene fuori dagli occhi. E quindi si spiritualizzano anche gli occhi alla fine. Ma è diverso, è diverso. Noi non stiamo più lì a incantarci per un paio d'occhi. Noi vediamo la luce della coscienza dell'anima che viene fuori dagli occhi, ed è quella che ci attrae. No, non gli occhi, che sono così. Possono anche diventare ciechi questi occhi. Piano piano poi con la presbiopia. Quindi questa natura dell'apparenza è effimera, è mutevole. Il corpo cambia. Dehinos miniatate he. Komaram yovanamjara tatate hantara prattir dirastatra namuyati. Verso 2.13 della Bhagavad Gita. Come l'anima incarnata passa in questo corpo dall'infanzia alla giovinezza e poi alla vecchiaia, così l'anima passa in un altro corpo all'istante della morte. La persona saggia non è turbata da questi cambiamenti. Non è turbata, perché sa che il corpo è mutevole e effimero e non si identifica con questa situazione esterna. Cerca di andare all'interno. Si identifica come? Jivera Svarupa Hoy. Krishneva Nitya Das, eterno servitore di Krishna. Questa è la sua svarupa, la sua forma eterna. Volete sapere di più sul servitore? Come ti suona questa parola, servitore, Antonella? Ti suona bene? Ti piace? Ok, perché servitore d'amore, non è uno schiavo, sfruttato, maltrattato, mal pagato. Sì, così. Prendi il microfono. È acceso, è acceso? Sì, era acceso. Prego. E innanzitutto è una forma di gratitudine, perché nel momento in cui tu la fai perché hai ricevuto, e quindi è un atto di fede puro. E nello stesso tempo non la devi sentire, e perché poi cadi nell'orgoglio, come dicevamo prima. E di conseguenza è un atto spontaneo, lo vedo come un atto spontaneo, sì. Senza definizione, il fatto di servire, insomma. Ma infatti c'è un verso di Rupa Goswami: Anyapilashita Shunyam, Gyana Karma Dhyanavritam, Anukuliena Krishna Nu Shilanam Bhakti Ruttama. La Uttama Bhakti, cioè l'amore puro, quindi il servizio puro, è proprio privo di karma e jnana, privo di quelle considerazioni interessate, e quindi adorazione, posizione, orgoglio e tutto il resto, e di autocompiacimento intellettivo. Uno non si gratifica neanche più l'intelligenza, oltre che la mente e i sensi. È puro. Questa è la Uttama Bhakti. Questo è lo stato perfetto. Sì, è lì che dobbiamo arrivare. Ci sono ovviamente delle tappe da superare, dei momenti, perché noi vediamo che effettivamente sappiamo qual è il traguardo, però poi tra noi e il traguardo c'è questo mare di che noi dobbiamo attraversare, di abitudini mentali, intellettuali, sensoriali, che devono essere in qualche modo ridirezionate. Piano piano, gradualmente. Anche perché poi c'è molto di supermercato a volte nel fatto di servire. Sì. Perché io servo in cambio di un beneficio, di un miracolo. E questo è karma. E questo dovrebbe scomparire, secondo me. È un po' per volta scompare, sì, un po' per volta. All'inizio è normale avvicinarsi con un'attitudine come questa, ma Krishna accetta anche un'attitudine così. E poi piano piano però scompare, piano piano si sostituisce invece, magari un attaccamento un po' più sottile, poi si purifica anche quello, e piano piano si arriva a quello che è l'amore spontaneo per Dio, l'amore disinteressato. Sì.
importante recitare il mantra in modo tale che il pensiero non devia. Esatto, e quello è il santo nome, è il santo nome di Dio. Sì, quella è la cosa principale, però praticando questa non cadi nelle varie tentazioni dell'autocompiacimento. Esatto. Che tieni la mente completamente occupata dal nome santo. Esatto, no? Proprio così. Grazie Antonella. Dai. Beh, ha preso proprio il black hole nel centro, capirai. Hare Krishna. Volevo Dimmi. Chiedere una cosa non molto importante, comunque una curiosità. In altre tradizioni parlano di passare da una vita all'altra, magari con molto tempo, tra un periodo e l'altro. E invece io ho notato che Prabhupada, insomma, nella tradizione Vaishnava si parla sempre di passaggio immediato. Un'altra vita? Sì, è così? No, non sempre. Ah, ecco. Ci sono molti punti delle scritture in cui Prabhupada affronta questo argomento da diversi punti di vista. A volte dice che bisogna rimanere per un periodo anche nel corpo di fantasmi. E poi ci sono anime che ricevono la misericordia, magari dovrebbero prendere un corpo bruttissimo, un corpo basso, degradato, anche un corpo animale. Magari ricevono la misericordia, invece, poi quando lasciano il corpo fanno un percorso prima di prendere un altro corpo, per prendere un corpo migliore, ecco. Per qualificarsi e prendere un corpo migliore. Ci sono tanti casi diversi. Essenzialmente il punto è che noi quando cantiamo Hare Krishna diamo beneficio anche a queste anime qui che sono ancora nel corpo sottile. Bello sì, sì, come molto no, bello. Anzi, quando noi magari in casa nostra ci accorgiamo che c'è qualche fantasmino, qualche presenza che disturba, noi possiamo tranquillamente cantare Hare Krishna per quell'anima. Se è cattivo, cerchiamo di mandarlo via. In qualche modo indurlo ad andarsene, no? Perché se, per esempio, qui c'è questa abitudine di tenere il bhajan tutto il giorno, no? Proprio perché l'aria si purifica. Chi non ha voglia di ascoltare, ne va. Chi invece vuole ascoltare, si vuole purificare, rimane. E sono le anime buone, quelle in buona fede. E fanno avanzamento e poi prendono un buon corpo, quindi noi contribuiamo anche al loro benessere spirituale. Grazie. Hare Krishna, grazie a te. Andiamo avanti con Vatsasura. Vatsasura ha la forma di un vitello e rappresenta l'avidità. Prende questa forma per confondersi con gli altri vitelli e in questa veste ingannevole uccidere Krishna e Balaram. L'avidità è così. Uccide la bellezza interiore e l'intelligenza, camuffandosi da infantile desiderio di possesso materiale. Vatsasura è molto corrotto, quindi pronto a qualunque nefandezza pur di avere ciò che vuole. Una persona viziata è proprio così, punta ai piedi finché non ottiene l'oggetto della sua avidità. Pensa di poter ingannare perfino Dio e pretende di propiziarselo facendo mostra di religiosità. Sappiamo che Krishna ama molto i vitelli e Vatsasura strumentalizza questa sua cosa. È un po' come Vyomasura, no? La sua è un'avidità assoluta che può ingannare chiunque, ma non Krishna, l'anima suprema nel cuore. Quando il proprio falso io diventa preponderante, anche Dio diventa una presenza ingombrante da eliminare nel modo più subdolo e sleale. Le persone che coltivano questo anartha sono particolarmente astute e quindi molto abili a usare qualunque parola o situazione, sentimento o azione a loro vantaggio. Esistono davvero queste persone, eh? Ci sono. Krishna uccide Vatsasura prendendolo per le gambe, la coda e scaraventandolo lontano. È così che si deve contrastare questo anartha. Bisogna imbrigliarlo con decisione dalla base. E qual è la base? Il falso ego. Rappresentato dalle gambe e dalla coda. Il falso ego si trova infatti nella parte più profonda del corpo sottile. E Anahankara, versi 13, 8, 12, è la qualità divina di contrasto
Nella Isopanishad Srila Prabhupada la definisce così: occorre smettere di identificarsi col corpo grossolano e di considerare proprio tutto ciò che è ad esso collegato. Questo è l'unico modo per superare questa avidità. Questa avidità di fondo dell'anima condizionata, che si identifica col, quindi che sente proprio anche il proprio corpo. Questo corpo è mio, questo corpo non è mio. Io sono un inquilino che lo abita per un certo periodo di tempo, ne posso fare uso come un appartamento, no? Poi lo devo lasciare, lo dovrò lasciare, verrò sfrattato. Srila Prabhupada usa proprio questa parola, sfrattato. Me ne dovrò andare da questo appartamento qui. Poi non è neanche un appartamento tanto comodo. C'è un articolo bellissimo di Chaitanya Charanadas, un brahmacari indiano, che si intitola, lo puoi prendere proprio, la Bhagavad Gita è pessimista? Dovrebbe essere un numero maggio-giugno. No, questo ve lo vorrei far vedere, per vorrei leggere, perché è proprio bello. Parla del fatto di quanto questo corpo in realtà sia scomodo. E quindi noi siamo avidi di qualcosa veramente di, cioè, così, le briciole, ci accontentiamo dei vetri rotti, no? In realtà. Hai trovato? È marzo-aprile? Sì. Ok. È molto bello questo articolo. Questo devoto è laureato in scienze delle, in ingegneria e scienze delle, delle telecomunicazioni. Ha un'intelligenza analitica invidiabile e scrive sempre dei bei articoli. Perché la Bhagavad Gita è così pessimista? Quattro punti da esaminare nella descrizione che Krishna fa della vita nel mondo materiale. Dopo aver tenuto un seminario all'università, mi furono rivolte domande che io stesso mi ero posto quando incontrai la filosofia della coscienza di Krishna. Perché la filosofia vedica è così pessimista? Poiché il mondo offre sia il piacere che il dolore, perché la Bhagavad Gita lo definisce un luogo di sofferenza? Visto che c'è anche il piacere, no? Dopo 15 anni di pratica e di condivisione della coscienza di Krishna, mi sentivo pronto a replicare con precisione a queste domande. Ecco la mia breve risposta in quattro punti. La Bhagavad Gita non è pessimista ma realista. La realtà è che la bilancia del piacere e del dolore in questo mondo pende fortemente verso il dolore. Se anche ritenessimo pessimista la filosofia della Gita, questo pessimismo è presente solo all'inizio, non alla fine. Nella sua conclusione la Gita offre un messaggio ottimista. Anche il migliore ottimismo materiale impallidisce e soccombe di fronte alle istanze profonde del nostro cuore, che sono pienamente soddisfatte se seguiamo la Gita. La Gita non ci insegna a rifiutare questo mondo in favore del mondo spirituale, ma ad armonizzare i due mondi. Esaminiamo sistematicamente questi punti. Un tuffo nella sofferenza. Possiamo farci un'idea dell'equilibrio tra il piacere e il dolore in questo mondo esaminando la bilancia del piacere e del dolore nel nostro corpo, lo strumento principale con cui sperimentiamo la realtà materiale. Per questa analisi userò l'acronimo DIVE, cioè durata, intensità, varietà, estensione. Dive si legge in inglese. Dive significa scavare, andare in profondità. Durata. I piaceri che il corpo ci può dare, per esempio mangiando o facendo sesso, durano solo pochi minuti. Le sofferenze che il corpo ci può dare, sotto forma di problemi cronici alla schiena, di artrite o cancro, possono invece durare per anni.
Intensità. Il corpo è molto più sensibile al dolore che al piacere. Se siamo comodamente sdraiati su un letto, massaggiati da morbide mani rilassanti, una puntura di spillo in una parte qualsiasi del corpo ci procurerà un dolore forte abbastanza da superare l'intensità del piacere che sentiamo in tutte le altre parti del corpo. Varietà. Pochi sono i modi in cui il corpo ci può dare piacere, mentre quelli in cui ci può dare dolore sono molti, addirittura innumerevoli. Gli occhi ci danno piacere soprattutto se vedono oggetti attraenti, ma sono causa di sofferenza se vengono colpiti, perforati o cavati, oppure se si infiammano, si infettano o vengono accecati da un'ampia varietà di malattie. Estensione. Alcune parti del corpo possono darci piacere, soprattutto gli organi di senso come gli occhi, gli orecchi e la pelle, mentre molte, praticamente tutte, possono darci dolore. A parte il contributo generale alla salute del corpo, nessuno degli organi interni come il pancreas, il fegato o la spina dorsale possono darci piacere, mentre sono in grado di procurarci sofferenze atroci quando si ammalano in vari modi. L'analisi mostra che la bilancia piacere-dolore nel corpo e per estensione la bilancia piacere-dolore nel mondo pende fortemente verso il dolore. Questo è il motivo per cui, con saggia onestà, lo Srimad Bhagavatam insegna che il corpo materiale è Ashesha Rujam Viroha, il focolaio di un numero illimitato di sofferenze. E la Bhagavad Gita definisce il mondo materiale Dukalaya Masasvatam, un luogo di sofferenza, che per la sua natura inesorabilmente transitoria annulla quel po' di felicità che possiamo ottenere comportandoci e agendo nel modo migliore possibile. Quando il peggio ci porta verso il meglio. Il messaggio essenziale della Bhagavad Gita non è pessimista, ma ottimista e ci indirizza verso il mondo spirituale, dove nella nostra qualità di anime indistruttibili possiamo rivendicare un destino eterno di beatitudine. Affinché non perdiamo questo glorioso destino a causa di una futile speranza di felicità illusoria, la Gita definisce chiaramente questo mondo come un luogo di sofferenza. Ecco un'analogia per comprendere la sua strategia. Consideriamo una persona a cui è stata diagnosticata una grave forma di cancro, curabile solo con una chemioterapia pesante. All'inizio il paziente può rifiutare la terapia perché è troppo dolorosa, ma può in seguito accettarla se messo davanti a due scelte: un'atroce, graduale e inevitabile morte, oppure una cura impegnativa che porta alla guarigione. Nell'affrontare un grave problema, spesso si adotta la scelta migliore quando ci si confronta con l'eventualità peggiore. I testi vedici applicano lo stesso principio alla nostra attuale esistenza materiale. Spiegano che ora siamo tutti ammalati, anime eterne che soffrono d'amnesia. Sebbene fatti per una vita eterna e piena di gioia nel servizio devozionale a Dio, poiché ci identifichiamo con il corpo materiale, dobbiamo subire ripetutamente le inutili sofferenze della vecchiaia, della malattia, della morte e della rinascita. Il lato luminoso, tra virgolette, della vita, cioè il godimento dei piaceri materiali, ci rende ciechi di fronte alla dura realtà dell'esistenza e ci riempie di una speranza disperata che qualche temporaneo aggiustamento nella nostra vita materiale ci eviterà di soffrire. È in questo modo che il lato luminoso perpetua la nostra esistenza oscura e malata. La maggior parte di noi è presa a tal punto dalla ricerca del lato luminoso della vita da dimenticare o trascurare le sofferenze e perdere così l'opportunità di guarire. La nostra guarigione richiede una terapia spirituale che ci esponga a stimoli centrati su Dio, come i santi nomi, i devoti santi, le sacre scritture, le meravigliose divinità e i resti santificati del cibo offerto al Signore, cioè il prasada. A differenza della chemioterapia che fa soffrire dall'inizio alla fine, la terapia spirituale sembra dolorosa all'inizio, ma basta un po' di pratica perché diventi gioiosa. In realtà, se praticata sotto la guida di devoti premurosi e competenti, questa terapia può essere gioiosa fin dall'inizio. L'esperienza della gioia richiede tuttavia una pratica impegnativa e duratura, un prezzo che la maggior parte di noi è riluttante a pagare.
È per questa ragione che i testi vedici mettono davanti ai nostri occhi la visione onesta e inflessibile di due opzioni: sofferenze per tutta la vita, che si ripeteranno per molte vite future, oppure una terapia devozionale che all'inizio richiede impegno, ma ci riporta alla nostra eterna, beata e naturale realtà. Di fronte a questa prospettiva, la nostra riluttanza ad accettare la terapia spirituale svanisce e si apre la porta dell'immortalità. Questa strategia vedica saggia e profonda si manifesta nella Bhagavad Gita in modo progressivo. All'inizio si legge che questo mondo è invariabilmente pieno di sofferenza e alla fine ci viene svelato il potenziale che ciascuno di noi ha per ottenere la felicità divina. Il pessimismo iniziale della filosofia vedica è dunque il presupposto necessario per giungere al suo ottimismo finale. Già, ci finita e saccinandola chi? Già. Non sottovalutate la realtà. Parlare del mondo spirituale può indurre la domanda: questo ardente desiderio di un altro mondo pieno di beatitudine non è forse un tentativo di fuggire dalla realtà? Sì, la vita spirituale è un tentativo di fuggire, ma non dalla realtà, verso la realtà. Esaminiamo obiettivamente ciò che le persone considerano vera vita. È una continua lotta dal grembo materno alla tomba. È una lotta contro i pesi sulle spalle, a volte nel vero senso della parola, come succede con la cartella scolastica, e a volte in modo figurato. Lottiamo contro la pressione delle aspettative altrui, contro la spietata competizione per un posto di lavoro, contro i disaccordi familiari e le guerre domestiche calde e fredde, contro il corpo che invecchia ed infine contro la sentenza di morte intrinseca nei nostri corpi effimeri. Tra una lotta e l'altra ci inventiamo versioni complicate delle quattro attività animali, cioè mangiare, dormire, fare sesso e difendersi. Mentre l'incertezza del successo nei nostri tentativi ci stressa costantemente, la speranza del successo è quello che definiamo ottimismo. Resta il fatto che non possiamo eliminare le malattie, l'invecchiamento e la morte del nostro corpo. Quando non siamo sopraffatti dal dolore, la nostra vita diventa così noiosa che sono più numerosi i pazienti in visita dallo psichiatra per via della noia che a causa della sofferenza. Anche l'atteggiamento più ottimista può incidere poco nel cambiare una realtà sgradevole ma innegabile, la natura sostanzialmente dolorosa dell'esistenza materiale. Come abbiamo potuto chiamare vita un'esistenza così inutile, senza scopo, deludente e noiosa? Come abbiamo potuto lasciarci ingannare accettando come reale questa patetica sottostima del nostro potenziale umano? Cerchiamo di capirlo con un'analogia. Quando le persone si immergono nella realtà virtuale di un videogioco, si separano dalla loro vera identità per catapultarsi in un mondo cibernetico illusorio, nel quale sperimentano emozioni artificiali scambiando se stessi con un personaggio del videogioco. La Bhagavad Gita spiega che quando vogliamo godere della materia ci accade esattamente questo. Ci separiamo dalla nostra vera identità spirituale e veniamo sospinti in un mondo illusorio in cui proviamo emozioni artificiali dovute all'errata identificazione con i corpi materiali. Tuttavia, diversamente dal videogioco, la nostra errata identificazione materiale non è né casuale né piacevole. Ci dà piaceri insignificanti e notevoli sofferenze. Quando per nostra fortuna in qualche modo realizziamo la natura imperfetta e fallace della ricerca illusoria, questa realizzazione risveglia in noi il desiderio di porre fine alla nostra separazione dalla realtà. Quanto più rinunciamo al piacere illusorio e all'ottimismo ancora più illusorio che ci tiene incollati alla ricerca di questo piacere, tanto più recuperiamo la nostra felicità giusta e reale nell'amore spirituale per Dio. La nostra vera vita, la vita eterna nel mondo spirituale, è molto più dignitosa delle indignità a cui ci sottopongono i nostri corpi, molto più gradevole delle sventure con cui il mondo ci colpisce. La nostra vita reale è la vita dello spirito, della libertà, della gioia e dell'eternità. La Bhagavad Gita insegna che la nostra vita reale è al di là delle sofferenze del mondo materiale e soddisfa la nostra voglia innata di immortalità. L'aspirazione all'amore viene eternamente e completamente appagata perché riposta in Krishna, Dio, la persona suprema, che tutto attrae e tutto ama. Questa vita d'amore è la nostra vera vita,
non l'attuale, brutta e sfortunata caricatura di vita che abbiamo erroneamente classificato come vita reale. Per questa ragione la Gita ci esorta a tornare nel mondo, dal mondo materiale in cui ora viviamo, al mondo spirituale a cui apparteniamo. Nonostante l'apparente rifiuto del qui ora a vantaggio del qui dopo, pagina 36. La Gita conclude con un'assicurazione di successo nel qui. Ciò dimostra che il suo messaggio è di connessione e non di negazione. La connessione del qui ora con il qui dopo, e quindi non il rifiuto del qui ora per il qui dopo. In verità la Gita afferma che anche qui è il regno di Dio. E Krishna se ne prende così tanta cura da discendervi ripetutamente per ristabilire l'ordine della virtù che aiuterà le persone a raggiungere il mondo spirituale. La Gita insegna inoltre che agendo responsabilmente nel servizio a Dio qui, possiamo aiutarlo a conservare e promuovere l'ordine del qui. Se ci prendiamo cura solo del qui, svilupperemo attaccamento per il qui ora e saremo ciechi al qui dopo, privandoci del nostro diritto alla felicità eterna. Se ci prendiamo cura solo del qui dopo, diventeremo apatici e irresponsabili rispetto al qui ora e falliremo nel fare la nostra parte nel progetto di Krishna di preservare l'ordine nel qui. Tenendo in mente la bellezza, la gloria e l'eternità del mondo spirituale, possiamo restare immuni dall'attrazione dei piaceri fugaci e dalle false promesse di questo mondo. Tenendo in mente la funzione del mondo materiale in quanto arena che ci prepara a tornare nel mondo spirituale, possiamo affrontare le sfide di questo mondo con determinazione e saggezza. Questo è il motivo per cui la Gita ci esorta a un equilibrio dinamico tra il qui ora e il qui dopo. Aspira con tutto il cuore al mondo spirituale, ma agisci responsabilmente in questo mondo materiale. Hare Krishna. Tutti i suoi articoli sono così. Meravigliosi. Hare Krishna. Volete dire qualcosa? Ha detto tutto lui. Sì, c'è un commento da Diana. Sì. Hare Krishna. Hare Krishna, Diana. Il discorso su il corpo è mio mi ha fatto venire in mente altre implicazioni omicide di questo genere di identificazione. Ad esempio, mi fa pensare agli abortisti e alle sedicenti femministe moderne che girano ancora con slogan del tipo «Il corpo è mio e decido io». E con questo approccio uccidono ogni anno migliaia di bambini ancora in utero. Cara Diana, questa è un'osservazione molto giusta, molto puntuale, perché in nome dell'identificazione col corpo veramente si fanno le cose peggiori, si scende ai compromessi peggiori, altro che principi regolatori, davvero. Sì, l'identificazione col corpo crea tutti questi problemi, perché naturalmente gli uomini sono identificati col corpo e sfruttano le donne, si sentono uomini, quindi si sentono superiori, le sfruttano, le trattano male, le donne si sentono donne, vogliono rivendicare i loro diritti, quindi sia il maschilismo che il femminismo sono frutti dell'ignoranza, perché c'è una profonda identificazione con il corpo. Se noi smettiamo di identificarci col corpo, allora agiamo utilizzando i mezzi che abbiamo, la nostra intelligenza, i nostri sensi, la nostra mente, i nostri talenti, quelli che abbiamo ereditato per guna e per karma, in maniera naturale, senza discriminazioni di genere. Noi non facciamo discriminazioni neanche con gli omosessuali. Tutti hanno il diritto di realizzarsi spiritualmente, tutti. E come hanno lo stesso diritto di realizzarsi spiritualmente, così hanno anche lo stesso dovere di seguire i principi regolatori. E stessi diritti, stessi doveri per tutti. Questo seminario su Yanartha si rivolge veramente a tutte le anime, in qualunque corpo siano. E per noi viviamo nel Kali Yuga, Diana, è un'era oscura, si sa, un'era di ignoranza in cui succedono le cose peggiori.
e ancora non abbiamo visto molto. Quando Kali Yuga avanzerà, sarà dura. Speriamo di essere tornati da Krishna. O di essere così trascendentali da riuscire a predicare senza essere identificati con niente di quello che succede all'esterno, che sarebbe proprio la perfezione, come pure i devoti. Narada Muni va anche all'inferno a predicare. Grazie. Diana dice Jai. Jai. C'è Claudia da Napoli. Hare Krishna, sono Claudia da Napoli. Hare Krishna, Claudia, anche tutte a te, miei omaggi. Vi saluto con affetto e un ringraziamento all'amata Gigandharvika, sicuramente una devota speciale. Ma sei molto gentile, ti ringrazio dell'incoraggiamento. Con la sua conoscenza impartita con cura e semplicità ci aiuta e ci incoraggia. Grazie. Jai, grazie Claudia. Hare Krishna. Allora, andiamo avanti? Andiamo avanti, procediamo con Shankachuda. Shankachuda è il bullo per eccellenza. È uno yaksha. E rappresenta il desiderio di fama e conquiste amorose. Stiamo leggendo lo stesso Shankachuda della storia di Tanasi? Non te lo so dire. Può darsi, sì. Perché lui va sempre a cercare di prendersi le belle donne. Perché dice che Vishnu non se le merita, lui è più bello. Lui è più bello di Vishnu. Seduttore inguaribile, Shankachuda. È un bullo proprio, eh? È il cosiddetto piacione. E come tutti i piacioni, ha una buona dose di machismo e di bullismo. Allora, spieghiamo chi è uno yaksha. Gli yaksha sono seguaci di Kuvera, il tesoriere dei pianeti celesti, quindi molto simile alla Kuvara e Manigriva, no? Vano. In alcuni sutra vedici, gli yaksha sono raffigurati come orrendi e feroci demoni che tormentano e danneggiano gli esseri umani. E Shankachuda è proprio così. Lui è simultaneamente un bullo e un demone. Il suo nome è dovuto al gioiello simile a una conchiglia, Shanka, che porta sul capo. Vanesio e narcisista come i due figli di Kuvera, Shankachuda non vedeva l'ora di prendersi le gopi per goderne. Accecato dalla propria opulenza materiale, riteneva Krishna e Balaram indegni di stare con tante belle donne, loro che facevano soltanto i mandriani. Nel libro di Krishna, Srila Prabhupada spiega, nel mondo materiale il ricco pensa che le belle donne gli spettino di diritto. È molto facile vedere questo anartha negli ambienti dei VIP, che includono anche il mondo della moda e dello spettacolo. È per questo che Srimati Kunti Devi nelle sue preghiere dice che Aishwarya, l'opulenza materiale, impedisce di rivolgersi a Dio con un sentimento sincero. Krishna uccide Shankachuda con un pugno in testa, anche lui, come egli merita per la sua mentalità stupida e offensiva. Questo anartha va stroncato così, appena tira fuori la testa, subito una scarpata, o come direbbe Srila Bhaktisiddhanta, 100 scarpate al mattino e 100 la sera. La qualità divina da coltivare è Janma Mrityu, Jara Vyadi, Dukkha Dosanu Darshanam. Siamo sempre nei versi 8-12 del capitolo 13 della Bhagavad Gita, cioè la consapevolezza delle miserie del corpo materiale, nascita, malattia, vecchiaia e morte. Questa diciamo che è la qualità divina negativa da coltivare. E poi c'è la qualità divina positiva, cioè asakti, il distacco da tutto ciò che supera il necessario per il progresso spirituale. Asakti significa anche forte attaccamento a Krishna, forte attaccamento a Dio. È praticamente il settimo stadio dello sviluppo spirituale e prelude a bhava e prema, cioè il puro amore per Dio. Asakti. Sì, è bella. Il distacco alla Sakti è necessariamente attaccamento a Krishna, infatti corrisponde al settimo stadio del servizio devozionale. Noi non possiamo distaccarci dai piaceri materiali se non ci attacchiamo a Krishna.
Magari possiamo farlo per un po', poi ci ricascheremo. E perché dove ci attacchiamo? A niente. Yenira vinda kshavimukta manina stuaya stabava da vishuddha buddhaya aruya krecharena parampadam tata patanti adonatrita yusmadangraya. Coloro che, ve lo sintetizzo, coloro che vogliono liberarsi dagli attaccamenti materiali ma non si attaccano ai piedi di loto di Krishna, rimangono con abuddhaya, avishuddha buddhaya. Cioè praticamente avishuddha buddhaya significa abuddhaya. Senza intelligenza. Un'intelligenza impura corrisponde a una non intelligenza di fatto e quindi non sorregge quell'intelligenza. Se noi non siamo sorretti dall'intelligenza, non ci liberiamo dalla lussuria. Non è possibile. Evambuddhe parambudva samstat vyantmanam atmana jai shatrum mahabaho kamarupam durasadam. Fine del terzo capitolo della Bhagavad Gita, verso 43. Che significa? Significa: tu puoi superare la lussuria solo con l'intelligenza. Deve essere un'intelligenza risoluta. Se la tua intelligenza è impura, è come se tu non avessi questa intelligenza. Non ti sorregge, non ti tiene. Perciò è fondamentale purificare la propria intelligenza e lo si può fare solo attaccandosi a Krishna. È come quando uno fa il tappeto elastico, no? Salta, può saltare anche fino può saltare anche fino a toccare il soffitto, ma se non c'ha un qualcosa a cui appigliarsi ricade di sotto. È così. Se io voglio rimanere attaccata al soffitto devo avere delle maniglie, qualcosa. Allora bisogna attaccarsi ai piedi di loto di Krishna per rimanere su, se no si ricade giù. È così. Prabhupada fa spesso l'esempio dell'astronave. Quanto può girare un'astronave nello spazio? Prima o poi dovrà atterrare da qualche parte. Quindi o atterriamo sui pianeti spirituali o ritorniamo sui pianeti materiali. C'è poco da dire, non possiamo rimanere nello spazio per l'eternità. È così, a galleggiare così. Anche perché noi siamo fatti per la felicità, prima o poi il carburante finisce, ci annoiamo, non ce la facciamo più, ci sentiamo soli, frustrati, perché non proviamo Ananda, la felicità. Noi siamo fatti per quella, Ananda Mayo Biasat, per la felicità eterna. La ricchezza non compra l'eternità e non evita le miserie, anzi le rende ancora più amare proprio perché incapace di risolvere i veri problemi. Quindi Janma Mrittyu Jara Vyadi Dukkha Dosanu Darshanam, la nascita, Janma Mrittyu, la morte, Jara, la vecchiaia, Vyadi, la malattia. Dukkha Dosanu Darshanam, la percezione di Dukkha, della sofferenza implicita a questi quattro problemi, che non ci appartengono. Noi non siamo fatti per nascere, ammalarci, invecchiare e morire. A chi piace ammalarsi? Cioè, un masochista forse, no? Un matto, un fuori di testa, no? Ma che bello, mi sono ammalato! Mi è venuto un tumore, Hare Krishna. No? A chi piace morire? A nessuno. Tutti vogliono vivere eternamente, tutti, anche chi non lo dice. Anche chi dice no, ma io non ho paura della morte. Non è vero. Anche, magari puoi anche non avere paura della morte, però ti dispiace morire, vorresti vivere per l'eternità, perché sei eterno. Questo è il punto. Perché noi cerchiamo naturalmente la felicità e sfuggiamo naturalmente il dolore? Non siamo dukkha noi, non siamo fatti di sofferenza, siamo fatti di felicità, siamo ananda. È per questo che cerchiamo naturalmente la felicità e sfuggiamo naturalmente la sofferenza. Altrimenti che senso ha? Non è che quando ci svegliamo al mattino, adesso devo vedere come posso soffrire oggi. Devo cercare di rompermi una gamba in qualche modo, oppure che ne so io, mi devo flagellare, insomma devo soffrire in qualche modo. Non è così. Noi cerchiamo il piacere. Il punto è che se non lo troviamo nella dimensione spirituale, lo cercheremo nella dimensione materiale e lì siamo proprio messi male, perché la dimensione materiale è un'illusione, è un'illusione di piacere. È come se noi guardassimo una bella torta riflessa in uno specchio. Come facciamo a goderne?
è riflessa nello specchio, non è vera quella torta lì. È un riflesso distorto della torta. E quindi non possiamo, quella dopo verrà, che verrà dopo sarà vera. Sarà una torta vera. Nel senso che sarà spirituale, sarà prasada. Hare Krishna. Stefano. Hare Krishna, Stefano. Hare Krishna. Dai. È molto bello sentire Mataji e stirare e faccio andare per casa. Niente. Ma che bravo Stefano, stiri anche. Un uomo di casa proprio. Giai. Niente domande per ora. Un ottimo esempio Stefano, guarda. Perfetto. Hare Krishna. Poi c'è Shri Krishna anche qui. Dice, Gandharvi Gammataji, ti ricordi di me a Roma? Venivo da Napoli con un amico. Sì, come no. Sul video c'era Krishna che combatteva con Kamsa e i suoi lottatori in cartone animato. Ti ricordi? Accetta i miei Dandava, l'anno scorso. Hare Krishna, sì, sono quei due signori che vengono da Napoli. Massimo, come no? E Giovanni. Certo, Hare Krishna. Shri Krishna sarebbe Giovanni. Hare Krishna, tutto bene, sì? Se siamo in coscienza di Krishna va tutto bene. Dice, accetta i miei Dandava. Grazie, anche a te, ricambio. Tanto Claudia da Napoli dice grazie, Hare Krishna. Hare Krishna Claudia, Jai. Allora, andiamo avanti, quindi Shankachuda. Dentro ogni bulletto si nasconde Shankachuda. Aristasura. Aristasura ha la forma di un toro enorme e rappresenta il falso Dharma, cioè la religiosità fasulla. Il bue è il Dharma, la vera religione, ma Aristasura è il Dharma solo in apparenza. Diversamente dal vero Dharma, caratterizzato da pace e serenità, il demone Arista porta terrore tra tutti gli abitanti di Vrindavana. Dice un verso del Bhakti Rasamrita Sindhu, Shruti Smriti Puranadi Pancharatra Vidimvina Aikanti Kiarer Bhaktir Utpatayaiva Kalpati. Il servizio devozionale che ignora l'insegnamento delle scritture è solo un disturbo alla società. Aristasura è l'immagine stessa della negligenza e della mancanza di riguardo per la pura bhakti. La qualità divina di contrasto è Maicha Nanya Yogena Bhaktir Avyabhicharini, Bhagavad Gita 13.8.12, che Srila Prabhupada definisce nella Isopanishad aspirare a diventare devoti puri di Dio Shri Krishna e a servirlo con attenzione estatica. Aspirare a questo. In questo lila, cioè in questo passatempo, Krishna prende il toro per le corna, nel vero senso della parola. Ed è con la stessa forza che noi dobbiamo desiderare di liberarci da questa superficialità nell'approccio alla religione. È un invito alla serietà e alla profondità, al rigore e alla responsabilità. Quindi, serietà e profondità. Rigore e responsabilità. E poi Krishna reciproca. E passiamo a Dinukasura, ucciso da Balaram. Come Pralamba, lui è proprio la personificazione dell'ignoranza. Ha la forma di un asino, infatti. Come? Dinukasura. Ha proprio la forma di un somaro e rappresenta l'ignoranza di base. È talmente ignorante che non potendo gustare la dolcezza dei frutti tal, che sono dei frutti particolari, molto dolci, che crescono, non so se in India ci sono realmente, ma nel mondo spirituale ci sono, i frutti tal. Lui non li può gustare, perché non gli piacciono granché, sono buonissimi, sono dolcissimi. Nella foresta di cui si è impossessato, impedisce anche agli altri di farlo. È proprio un mascalzone. La sua invidia è tale che neanche gli uccelli possono mangiare questi frutti senza venire a loro volta mangiati da lui. Perciò i tal maturano sugli alberi, poi cadono a terra e marciscono. Questo è un po' l'atteggiamento dell'impersonalista, no? Se io non posso godere del mondo materiale, allora lo definisco falso. È come il ragionamento della volpe e l'uva. Se non la posso mangiare, allora è cattiva quest'uva, no? Brutta, cattiva.
oppure questo corpo, l'invidia verso il corpo. Quante volte ai devoti viene detto: ma voi vivete come i malati per morire sani? Quante volte viene detto ai devoti questo? E allora cosa risponde un devoto? Risponde: noi ci prendiamo cura di un corpo che non è nostro, è di Dio, e cerchiamo di non rovinarlo, o almeno di rovinarlo il meno possibile, perché ci viene dato in cura questo corpo e noi ce ne dobbiamo prendere cura. È come qualcuno che ci presta un oggetto e ci chiede di prendercene cura, no? Magari parte per un periodo di tempo, ci lascia la sua casa, e noi che facciamo? Gliela distruggiamo? No, ce ne prendiamo cura, non diventiamo invidiosi. Quindi questo corpo, non è che noi, siccome dobbiamo morire, o meglio, è il nostro corpo che deve morire, noi dobbiamo lasciare il corpo, allora lo distruggiamo con intossicanti o in qualunque altro modo, perché siccome deve morire, allora lo distruggiamo. Questa è invidia, è proprio invidia strutturale, invidia di Dio. È invidia per ciò che non possediamo, ciò che non ci appartiene, vorremmo ci appartenesse. E questa è l'invidia di Denukasura. Lui non può godere di quella cosa lì, allora non ne devono godere manco gli altri. Non ne deve godere manco Dio. Infatti lui impedisce a Krishna Balaram di godere dei frutti tal. È come ciò che accade oggi nel mercato alimentare. Intere derrate di cibo vengono distrutte per tenere i prezzi alti. Questa è invidia. Una civiltà ignorante è necessariamente anche una civiltà invidiosa, avida ed egoista, governata dalla mentalità del possesso e del controllo. È il Guru Tattva, cioè Sri Balaram, il maestro spirituale originale o il principio del Guru, che uccide questo Anartha. Come? Con la conoscenza, la qualità divina di contrasto. Tutto ciò che non è scienza dell'anima è denukasura, ignoranza della persona di Krishna e della propria relazione con lui. Quindi bisogna coltivare adhyatma jnana nityatvam, tattva jnanartha darshanam, che Srila Prabhupada descrive nella Isopanishad come la ricerca da condurre nel sapere spirituale, accompagnata dalla realizzazione che questo sapere è permanente, mentre il sapere materiale finisce con la fine del corpo. Questa conoscenza di base è in grado di sconfiggere l'ignoranza di base rappresentata da Denukasura. Quindi quando noi incontriamo persone che distruggono il loro corpo perché tanto devono morire, noi dobbiamo invitarle, almeno invitarle, poi non lo faranno, o magari lo faranno, a capire che questo corpo non appartiene a loro, non è di loro appartenenza. Appartiene a Krishna, che noi ce l'abbiamo in cura, ci è stato dato in usufrutto e dobbiamo, per quanto ci è possibile, prendercene cura con senso di responsabilità. Questo è il nostro dovere. Ok? Poi ci sono altri demoni, c'è cioè Trinavartasura, per esempio, che è un'estensione dell'orgoglio. Però qui abbiamo l'ultimo demone, che è il fuoco nella foresta. È una cosa molto, molto semplice il fuoco nella foresta. È come le chiacchiere che divampano, come i pettegolezzi il fuoco nella foresta. Rappresenta molti anartha connessi con il settarismo. Il pettegolezzo è di per sé settarismo. Io sto criticando qualcuno e quindi di fatto lo sto emarginando. E quindi sto peccando di settarismo. Sto escludendo qualcuno. Nessuno va escluso, siamo tutti parte di Krishna. Perché dovremmo escludere qualcuno? Che diritto abbiamo di escludere qualcuno? Nessuno. No? Preferire le proprie speculazioni mentali alle istruzioni del maestro spirituale. Cercare a tutti i costi lo scontro a causa di forme di falso ego. Agire per partito preso, avversione per coloro che hanno idee diverse o vivono la fede con modalità diverse, quindi mancanza di riguardo e di rispetto per le pratiche religiose altrui, fanatismo, tutto questo è fuoco nella foresta. Rappresenta anche le chiacchiere che dilagano e il fuoco ardente dell'esistenza materiale, da cui solo Krishna ci può salvare. E come? Come lo fa? Lo ingoia il fuoco, lo ingoia questo fuoco, se lo mangia.
Quindi io concludo qui, Prabhu. Abbiamo... Oddio, ma c'è qualche altra cosa qui però, eh? Trinavarta è un'estensione dell'orgoglio. È l'orgoglio di chi pretende di creare nuove filosofie che si riducono poi solo a logica molto arida. Vediamo per esempio Kant. Kant ha scritto trattati anche molto eruditi di filosofia, molto incomprensibili e soprattutto molto aridi. Non ci dà nessun gusto spirituale, non c'è, perché manca Krishna essenzialmente. Per quanto la filosofia ci possa attrarre, dobbiamo comunque condirla con la fede, perché sennò rimane arida speculazione mentale. È così. Faccio sempre l'esempio del sole e della luna. Scusami, volevi dire qualcosa? Faccio sempre l'esempio del sole e della luna. Solo i raggi del sole inaridiscono tutto. Solo i raggi della luna fanno marcire tutto. Ci vogliono entrambi. I raggi del sole e quelli della luna. Allora tutto prospera in maniera armonica. Il ritmo è fatto così, è creato così e quindi anche la fede e la ragione devono essere in armonia. Hare Krishna. Io volevo fare una domanda a proposito che si parlava di demoni. Volevo sapere se la superstizione, che oggi come oggi nel mondo è imperante, si può considerare un demone vero e proprio? La superstizione è una forma di speculazione mentale e quindi si può paragonare a Trinavarta, l'Asura tornado. È devastante la superstizione. Quando poi la religione diventa superstizione, è veramente devastante, perché poi la gente viene sviata. D'altra parte niente succede a caso. Quindi laddove esiste questo stato delle cose, vuol dire che in qualche modo ce lo siamo meritato. Siamo noi individualmente che dobbiamo porci delle domande. E questo richiede un utilizzo dell'intelligenza, della capacità di inquisire. Atato Brahma Jigyasa, dice il primo verso del Vedanta Sutra. Bisogna farsi delle domande, bisogna inquisire nella verità. Chiedere, farsi delle domande. Innanzitutto chi sono, dove vado, da dove vengo, perché sono qui, perché cerco di essere felice e invece finisco sempre per soffrire in qualche modo. Tutte queste sono domande che bisogna farsi. Perché esiste tutta questa varietà? Che senso ha? Perché non esiste una sola specie? Perché esistono così tante specie di vita? Che senso ha? Da dove viene tutto questo? Noi dobbiamo farci queste domande. Queste sono domande fondamentali per capire. E se noi facciamo le domande, poi piano piano arrivano anche le risposte. Dobbiamo essere sinceri e dobbiamo desiderare di elevarci, di migliorarci. Quando il Signore vede nel cuore questo anelito, allora ci fa superare quello stadio di superstizione, quindi la credenza, no? La religione oggi è più credenza che credo. Perché chi ha informazioni reali su Dio? Nell'antica cristianità sì, c'erano grandi anime. La stessa Teresa d'Avila, che è molto contemporanea a noi, aveva grandi realizzazioni, ma perché era molto sincera e quindi il Signore le ha infuso la scienza spirituale. Teresa di Lisieux, come no? Sì, estatica. Avevano l'estasi queste anime. Sì, sì. No, nella cristianità è pieno di... Sì, sì. Già, infatti lei che la madre tanto attenzione, perché la sua madre spirituale è Santa Maria della Donna. È stata una grande figura, io l'ho potuto scusare. Io sono molto attaccata a lei, a Santa Maria.
Benissimo, perché no? Certo, non c'è nessun problema, perché tanto non c'è differenza. Ma quello che la contraddistingue comunque, come Teresa d'Avila, è che avevano proprio l'estasi, sì. L'estasi spirituale, avevano gli stati di trance statica, e sono state anche criticate dalla Chiesa per questo, perché si pensava che fossero false queste estasi. Sì, sono tutti i grandi santi, San Francesco, Sant'Antonio, San Bonaventura, che ne so, San Giuseppe da Copertino, ce ne sono. Trascendevano. Sì. Come no? Certo. Madre, se puoi ripetere brevemente perché senza microfono. E praticamente stiamo parlando delle grandi anime del mondo cristiano, quindi santi anche molto recenti come Teresa di Lisieux, Teresa d'Avila. Anche Giovanni del Bosco. Mm-hmm. È stato un personaggio Lui non lo conosco, non ne so molto, ecco, però so che nella cristianità ci sono un sacco di persone sante. No, l'ho sentito nominare, però non conosco la sua vita. So che comunque questi santi di cui abbiamo parlato erano anche vegetariani, erano persone molto coerenti. Non so Don Giovanni Bosco come fosse. Mm-hmm. Ecco, bisogna vedere però se curava anche i diritti degli animali, perché noi non dobbiamo discriminare, non dobbiamo pensare che gli animali siano meno degli umani, sono ugualmente cari a Krishna, quindi i veri santi non fanno questo set, non creano questa differenza, questa discriminazione. E quindi, ecco, tutti i grandi santi della cristianità, quelli che noi conosciamo dell'antichità, erano tutti sicuramente vegetariani, non erano per niente attaccati al piacere della lingua. Lo stesso San Francesco, che per accettare l'elemosina a volte si nutriva anche di carne, ma era molto raro, perché il suo cibo in genere era pane e legumi, come quello di tutti i suoi frati, era capace di digiunare anche per 40 giorni e comunque qualunque cosa tu gli mettessi davanti lui la cospargeva di acqua e di cenere per renderla assolutamente inappetibile, per controllare la lingua lo faceva. Era uno yogi, un tapasvi, San Francesco, uno dedito proprio alle austerità, era votato a questo. E quindi come dire, cioè lui poteva anche mangiare la carne se voleva, perché era distaccato completamente dal piacere della lingua. Sì? Esatto. Lui si è distaccato da tutto ed era assolutamente rinunciante in tutti gli aspetti della sua vita. Non si gratificava i sensi in alcun modo, nella mente né i sensi. Per cui queste grandi anime sono al di là delle regole e dei regolamenti. È come Arjuna che deve uccidere per servizio. E Krishna gli dice: un puro devoto, un'anima libera dal falso ego e dal desiderio di gratificazione dei sensi, anche se uccidesse in questo mondo, non uccide e non si prende il karma, perché agisce puramente, agisce solo per motivi di servizio devozionale. Quindi si va oltre anche le regole e i regolamenti quando si arriva alla purezza, eh? Ok, noi non possiamo imitare queste anime.
dobbiamo seguire le regole e i regolamenti. Hare Krishna. Sono le 7:15, Prabhu. Vuoi dire qualcosa, Giulio? Sì. Grazie, Madhaji. Volevo chiedere, tutti questi demoniacci che abbiamo analizzato ieri e oggi, tutte queste anarte indesiderabili nel cuore, si eliminano ognuno, diciamo, con un metodo, tra virgolette, con... Le qualità divine che ho citato. Ok, ok. Che sono nei versi 13, 8, 12 della Bhagavad Gita. Volevo chiedere se c'era un punto comune che potrebbe attaccare tutti quanti, e se questo punto comune è la preghiera, magari chiedere alla fine a Krishna se lui ci pensa, e qual è il modo in cui noi ci dobbiamo mettere per far sì che riceviamo questo favore speciale da Krishna, che poi... Ne ho parlato ieri. Mm-hmm. Ne ho parlato ieri dicendo che praticamente ho introdotto questo argomento proprio dicendo che noi gli anartha che uccide Krishna li possiamo eliminare dal cuore pregando con umiltà a Krishna di aiutarci a eliminarli dal cuore. Gli anartha che uccide Balaram, che sono due, Pralambasura e Denukasura, possiamo pregare Krishna e Balaram di eliminarli dal cuore, ma poi dobbiamo fare uno sforzo consapevole di pulizia. Ci ha richiesto questo per i demoni che uccide Balaram, perché sono proprio l'ignoranza di base, rappresentano l'invidia, l'ignoranza. Lì ci vuole uno sforzo proprio di superamento di questi anartha. Gli altri invece sono proprio... Noi dipendiamo completamente da Krishna per gli altri. Ci lavoriamo, sì, ma non possiamo fare più di tanto. Più di tanto non possiamo fare, dobbiamo chiedere aiuto a lui, perché le spinte della mente e dei sensi sono molto forti. Sono tutte forme diverse di lussuria, se ci fai caso. Quindi pregare Krishna è fondamentale comunque, laddove dobbiamo lavorarci di meno o di più. E poi l'ultima cosa che hai chiesto? Era appunto questa, in che mood bisogna mettersi, cioè come bisogna svolgere la propria giornata. Bisogna coltivare le qualità divine, perché se Krishna non vede da parte nostra lo sforzo di coltivare le qualità divine, non si fa vivo. Rimane Udassinavat, neutrale nel cuore, neutrale, non si muove, non fa nessun passo verso di noi, perché vede che noi ne facciamo neanche uno verso di lui. E quindi perché dovrebbe? Come dice Prabhupada, se noi diamo a Krishna il 100%, lui reciproca il 100%, se noi gli diamo l'1%, reciproca l'1%. A seconda di quanto noi ci abbandoniamo a lui reciproca con noi. Questo è il verso 4:11 della Bhagavad Gita. 4:11. Yeyata mam prapadyante tamstataiva bhajamyaham mama vartmanu vartante manusha sarva partasha. Tutti seguono la mia via in un modo o in un altro, e io li ricompenso in proporzione a quanto si abbandonano a me. Eccoci. Quindi se Krishna vede che noi ci sforziamo, voglio sviluppare l'umiltà, Krishna ti prego aiutami, e mi sforzo praticamente di sviluppare l'umiltà, voglio sviluppare la modestia, voglio sviluppare la tolleranza, la non violenza, voglio avere la percezione reale, vera della realtà, realistica, Krishna ci apre la visione, apre delle porte che rimangono chiuse, se no, altrimenti, i canali e l'intelligenza restano chiusi, perché noi non meritiamo che si aprano. Hare Krishna. Jai, volete dire ancora qualcosa? Se no ci fermiamo qui. Sì? No, avevo fatto quella domanda sulla superstizione, perché a prescindere dalla credenza che porta a superstizione, io ho notato che c'è proprio dei veri e propri, a parte atteggiamenti, ma legati anche a cose, quindi che portano questa, diciamo, schiavitù. Come ecco, no? Basti pensare, c'è tanta gente che è legata ai numeri, tanta gente è legata a situazioni, è legata a luoghi. Apposta avevo fatto la domanda se tutto questo... I fetici, questo, i famosi fetici. O fetici, insomma, qualsiasi cosa... Tutte che poi si insinua nella mente. E come no? Sono come dei tarli. Diventano reali. Certo. Quindi apposta ho fatto la domanda se erano considerati. Ma lì siamo proprio, è una ricerca distorta della verità assoluta, se vuoi, nel senso che uno comunque cerca il misticismo, ma è un modo molto distorto.
alterato, contraffatto di cercare il misticismo. Tu puoi cercare il misticismo nella virtù, nella passione, nell'ignoranza, ci sono tre guna, no? Anche questa ricerca spirituale può essere influenzata dai guna. Quindi lì siamo proprio nell'ignoranza pura. Quando uno va a finire poi addirittura in circoli tipo satanici, lì siamo proprio nel macabro, quindi nel tamaguna più profondo, o nel più profondo del tamaguna, che dir si voglia. Poi c'è il modo passionale di cercare il misticismo, quindi che ne so, uno va a conferenze varie sul misticismo, se va a fare, che ne so, ci sono questi congressi in cui alcuni maestri, tra virgolette, creano delle situazioni molto suggestive in cui tutti si mettono in cerchio e devono danzare come gli detta il cuore. Quindi tipo, che ne so, tipo danze tribali vengono fuori, no? Perché poi normalmente vengono gli istinti più bassi fuori. E quella è la ricerca della passione, per esempio, dove non c'è satanismo, non c'è tutta questa oscurità, però c'è comunque ignoranza alla fine, perché la passione materiale è ignoranza. E poi c'è la virtù, si cerca il misticismo magari in forme un po' più elevate, ma anche con la coltivazione di alcune forme di spiritualità che però non ci impegnino troppo. Sì, va bene, però poi io mi faccio comunque la mia vita. Questa è la virtù. È un compromesso più o meno inutile alla fine, perché non ti porta da nessuna parte, né materialmente né spiritualmente. Rimane sempre fisso allo stesso posto e non vai né avanti né indietro. E quindi è questo il punto. Noi cosa vogliamo? Vogliamo trascendere i guna. Vogliamo la cosa vera. E quindi ci situiamo nella virtù perché quello è il trampolino di lancio verso la trascendenza. Però superiamo quelle tendenze della virtù che ci portano a voler comunque restare, diciamo, a tenere un piede di là e uno di là. Così. Per cui siamo circondati essenzialmente da queste realtà. Persone che vivono la religione, come dice Krishna nella Bhagavad Gita, in virtù, in passione e in ignoranza, essenzialmente. Molta ignoranza c'è in giro, moltissima. Perché Kali Yuga è così, è l'era dell'ignoranza. Per questo vedi più ignoranza che passione e virtù. E quindi persone si perdono. Hare Krishna. Anche il fatto di andare in un luogo di culto a recitare delle preghiere per routine, senza sapere quello che fai, che cosa stai dicendo, qual è la finalità per cui lo stai dicendo. Quando si recita il Padre Nostro, per esempio, quante persone sono consapevoli della portata di questa preghiera? Questa è un'istruzione di Gesù agli Apostoli, un'istruzione profondissima. Il Padre Nostro è diviso in due parti. C'è una prima parte che sono le istruzioni di Dio all'anima. Cioè l'anima deve fare queste cose per poi meritare la reciprocazione di Krishna che è contenuta nella seconda parte del Padre Nostro. Padre Nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Prima di tutto canto del santo nome. Questa è la prima condizione per ottenere la misericordia di Krishna. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà. Cerco di allineare i miei desideri ai desideri di Krishna seguendo le sue istruzioni. Come in cielo, così in terra, prima e quindi, canto del santo nome, allineare la volontà alla volontà di Krishna, quindi essenzialmente principi regolatori, innanzitutto, quattro principi regolatori. Dopodiché io posso auspicare che, dicendo a Krishna, dacci oggi il nostro pane quotidiano, il Signore non solo, come dice lui nella Bhagavad Gita, io al mio devoto do quello che gli manca e preservo ciò che ha, questo è il significato di darci oggi il nostro pane quotidiano, e posso anche auspicare che lui mi liberi dal karma, rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione. Che significa? Non ci lasciare nelle mani di Maya.
dai viesha gunamai, mama maya duratiaya, mame va yeprabadiante, mayam etam tarantite. Questa mia energia divina, maya, formata dalle tre influenze della natura materiale, è insuperabile. Solo chi si abbandona a me ne varca facilmente i limiti. Allora, Signore, io mi abbandono a te, ti prego, proteggimi da maya. Non è che Krishna ha qualche interesse a indurci in tentazione, è che vede il nostro desiderio di andare in tentazione che ci induce in tentazione. Allora noi lo preghiamo, ti prego, proteggimi da maya, vede il nostro desiderio di uscirne e ci protegge. E allora possiamo aspettarci che lui ci protegga, ma solo se cantiamo il santo nome e ci allineiamo alle sue istruzioni. Altrimenti come possiamo pretendere? Facciamo quello che ci pare, poi andiamo da Dio, darci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti. Come... E Krishna dice, ma perché dovrei, scusami, dammi un motivo per cui io debba farlo. Tu non fai niente per fare la cosa giusta, continui a fare quello che vuoi, quello che ti pare, trascurando completamente i principi della religione, non segui le mie istruzioni. Quindi quante persone sanno qual è il significato di questa preghiera? E la recitano tutti i giorni. Sì, senza conoscerne il significato profondo, Hare Krishna. E quindi noi dobbiamo proprio fare un lavoro sulla nostra consapevolezza, svegliarci. Cosa sto dicendo? Che preghiera è questa? Che significato ha? Eh sì, devono sentire tutti, eh. Infatti quando io recitavo il Padre Nostro, sinceramente parlando, non l'ho mai capito come l'hai spiegato tu adesso. Adesso che tu l'hai spiegato, mi sento in condizioni anche di dirlo, insomma. Certo, perché è una preghiera divina. No, sai qual è il discorso? Che tu quando entri nel meccanismo cattolico, tu sei nulla e c'è il clero che detiene il potere anche dell'inferno e lo vive e lo applica. Purtroppo non è per cattiveria, no, no, ma purtroppo è la realtà. Testimonianza, non è che io voglio parlare male del clero, certo. Innanzitutto vivono, ci sono anche quelli bravi, sì, ma sono proprio... non facciamo di tutta l'erba un fascio, comunque un fascio, però non ti spiegano come tu l'hai spiegato adesso in 3 secondi che cos'è il Padre Nostro. Ma perché i Veda ti illuminano tutto, le scritture vediche ti illuminano tutto. Io finché non ho letto le scritture vediche non ho capito la Bibbia. Nel momento in cui le ho lette ho capito la Bibbia. No, ma il problema è che o loro non lo sanno, o lo sanno, o non lo vivono, o spiritualmente stanno proprio a... Ma tante volte non lo sa, ma si è persa molto. La religione cattolica cristiana è diventata una superstizione, sì, già con l'Inquisizione, quindi nel Medioevo. Quindi sono secoli che hanno perduto l'origine. Non c'è una sampradaya, non c'è una linea di maestri attraverso cui la conoscenza discende, tramandata in maniera integrale, senza essere in qualche maniera contraffatta. La Bibbia è stata manipolata col concilio di Nicea, perché a Costantino piaceva mangiare la carne e bere alcolici, e siccome Costantino aveva garantito alla Chiesa di diventare la prima religione nell'impero romano, la religione ufficiale dell'impero romano, la cristianità, dovevano scendere a questo compromesso. Se voi mettete nella Bibbia queste cose e togliete queste altre, allora io vi faccio la religione ufficiale dell'impero romano. Quindi la purezza è stata compromessa ormai da secoli, per cui cosa ci rimane oggi? Hare Krishna. C'è Diana che... Sì? Vuoi dire qualcosa? Diana che propone una parallelismo. Sì. Dice Aristasura è un po' come il vitello d'oro di cui parla la Bibbia, cioè si lega alla falsa religiosità intesa anche come idolatria, yes, politeismo e così via? Sicuramente sì. Sicuramente sì, perché
è il falso dharma. Lì è chiaro che il vitello d'oro viene adorato per la gratificazione dei sensi. Nel momento in cui noi facciamo religione per avere una migliore e una maggiore gratificazione dei sensi, stiamo coltivando aristasura. Questo anartha qui, la falsa religiosità. È così. Grazie Diana. Dai. Ok, allora io mi fermo qua. Vi ringrazio tutti. Vi saluto con affetto. Jai, tutte le glorie a Srila Prabhupada. Hare Krishna. Saluta Diana. Grazie mille. Grazie a te Diana. Hare Krishna.